Matteo 7:7, perché queste scelte siano, come dire, siano più sentite e più condivise, perché molte volte la città sente distante, le sente distante da voi. Questa relazione è una relazione importante per la nostra città, lo è perché forse un approfondimento che potremo sicuramente fare anche all'interno delle commissioni è necessario. Io parto da due numeri, quei numeri che parlano alle nostre famiglie, ai nostri ragazzi, e penso prima di tutto al nostro nuovo nido, quello che si sta costruendo a Serravalle, un nido che complessivamente costerà più di 1.200.000 euro, e più questo perché ci teniamo molto allo sviluppo sereno delle nostre famiglie. E tra l'altro proprio in questi giorni, anche forse proprio oggi, il sindaco di Parma è stato sfiduciato per quello che stava succedendo in quella città. L'assessore all'infanzia prendeva le mazzette dal fornitore dei pasti. Allora mi viene da fare il paragone non solo sulla nostra mensa, sulla quale cade la nostra mensa, ma anche sull'attenzione forte che c'è sul come tenere i nostri ragazzi. E allora se insieme al nido di Serravalle noi mettiamo accanto la discussione che ha riguardato, oramai per fortuna siamo ritornati nella sede originaria di Leonardo da Vinci, anche quello è stato un intervento che è costato circa 1.300.000 euro. Mi auguro che presto faremo l'inaugurazione, perché Leonardo da Vinci è la scuola elementare del centro, quindi siamo molto felici di poterci ritornare e di starci bene. Noi sappiamo anche però che questo non basta, quindi la discussione sull'accelerazione della ristrutturazione, potremmo dire anche della nuova costruzione dello 06, va fatta, anche perché purtroppo i ritardi ci sono stati e devo dire che le famiglie hanno anche sopportato fino ad oggi questo disagio. Penso che ci siano tutte le condizioni per poter ripartire a costruire quella scuola, però capiamo bene che una situazione come quella che tutti quanti conosciamo, anche quello sarà un punto delicato di passaggio. Per questo, perché poi se noi li mettiamo tutti in fila forse appare anche lo sforzo, l'impegno, soprattutto l'impegno costante dell'assessore Caponi, che pervicacemente continua a stare dietro a tutti i livelli, a tutte le fasce, dai nidi fino alle scuole superiori. E allora si vede bene come la nostra città continua a crescere in termini di qualità della scuola. Non a caso, come avete visto anche nelle conferenze stampa che noi abbiamo fatto all'inizio dell'anno scolastico, continuano a crescere le presenze che vengono da fuori città, proprio per la qualità della didattica che viene fatta ad Empoli. E naturalmente non è merito del comune basta, è soprattutto merito di quei tanti insegnanti, di quei dirigenti scolastici che si impegnano tutti i giorni a rappresentare al meglio la loro funzione e soprattutto a dare fiducia a quei ragazzi che in questi periodi davvero hanno la preoccupazione per il loro futuro. E allora anch'io salto, perché ovviamente non possiamo parlare di tutto quanto. Salto e arrivo a una cosa che diceva Caccione, quindi si sente che Empoli non si sente appagato dal punto di vista della cultura che viene fatta. Allora mi viene immediatamente da pensare quello che abbiamo fatto appena 2 o 3 giorni fa, quindi quella cosa che è avvenuta nella sala maggiore dei agostiniani e la rappresentazione
relazione, quel percorso che ha portato, potremmo dire, la rinascita della casa del Pontormo, perché quell'installazione è ora definitivamente all'interno della casa del Pontormo, nella sua sede natale, e non ce n'è, e non ce ne sono tante che hanno la stessa condizione. Allora lì anche il professor Natale si è reso disponibile, Natali si è reso disponibile a continuare con noi a lavorare su questi progetti. Naturalmente sto parlando degli Uffizi, quindi non un insegnante di una scuola superiore del nostro territorio, ma sicuramente uno dei maggiori esperti, non solo di Pontormo, ma complessivamente appunto di quel grandissimo patrimonio che è il mio degli Uffizi. E allora si capisce bene che se noi insieme a questo mettiamo anche quell'elemento prezioso che è la nostra biblioteca, e lo dico elemento prezioso proprio non solo per il contenuto delle parti più pregiate dal punto di vista dei libri, ma più prezioso perché è quello dove il ritrovarsi non solo crea comunità ma crea anche cultura, proprio per rimanere su questi temi. E allora mi verrebbe un lungo elenco di quello che forse i cittadini embolesi un po' distratti oppure che preferiscono, come quando si dice, o compriamo un cappotto a Firenze perché è incomincente e poi magari mi costa meno ed è meno. E perché mi viene da pensare che anche lo stesso MUVE è uno di quei punti preziosi che noi dobbiamo valorizzare al massimo. Sapete tutti la data di quel magazzino del sale del 1300, se poi lo avviciniamo alla storia della nostra città, che vedo nel quaderno recente che ha fatto l'archivio storico, che la parte ucraina della nostra città si stava consolidando nel centro della nostra città proprio in quegli anni. E allora forse, magari anche per diventare un po' di più ognuno di noi, anche per conoscere la nostra storia, anche per essere conseguenti non solo alla nostra storia, ma anche a una storia che si evolve e che poi arriva alla consegna della Costituzione che prima diceva Paolo. E allora penso che abbiamo risorse, abbiamo anche delle risorse nascoste. Stamani io sono stata Piazza 24 Luglio, cioè quella vecchia struttura dei bagni pubblici oramai abbandonata e degradata, e che nella nostra idea futura debba conservare il museo archeologico. Quel museo archeologico che scaturirà da quella donazione importante che oramai da molti anni il Comune di Empoli ha ricevuto. E allora se da una parte c'è la costruzione, la voglia dello scavo, che era successo anche al MUVE, nello stesso tempo l'idea che è possibile fare una rete di piccoli musei nella nostra città, naturalmente niente da paragonare con il Castello di Vinci, però una catena che io credo possa riaccendere magari qualche interesse. E forse è possibile farlo proprio perché in un periodo di crisi come questo ritrovare la nostra origine, il legame con la nostra città. Prima mi chiedevo a Pasquino ma il tanto per le facciate di Pantera era per 80.000 euro, ma davanti era un po' meno soldi, sì, erano un po' meno soldi. Ecco, io penso che noi in questa fase qui abbiamo bisogno non solo di parlare di soldi, abbiamo bisogno di parlare di pensieri lunghi, perché in questo periodo abbiamo bisogno di trovare anche la qualità e non solo la quantità, quella quantità che forse ci ha avvelenato negli anni scorsi e che ora noi abbiamo bisogno invece di farvi una sciacquata in alto. E forse magari di dare il senso della comunità che in questi anni forse abbiamo perso, forse anche perché chi ci doveva fare la guida forse ha
fatto una guida pessima, e allora penso che noi dobbiamo ripartire dalle nostre origini, dalla nostra dimensione e dall'attaccamento forte alla nostra città. Grazie. La pista ciclabile di via Alguozzi collega le scuole alla stazione Reno di Orso con esattezza in che anno è stata realizzata sicuramente il corso di stanno passati 7-8 anni. Ecco, sicuramente la passata non si può. Io direi, visto che è curioso trovarsi qui a portare un documento che chiaramente è semplicemente la stessa data di quello che avrebbe dovuto fare l'amministrazione, dove ancora di più se l'amministrazione del documento, toccate pagine, andate a luce luglio, inserisce delle cose che o sono da fare nel prossimo futuro o sono state fatte in un passato di volte. Trovo difficile perché il periodale, appunto, il periodale, vedo ancora in forse anche ora, porta una certa situazione assolutamente in grado di commentare gli scherzamenti interessanti. Quando poi si spoglia la canzone è un fiorire di frasi rivolte a futuro, quindi cose che faremo, per esempio dell'edilizia. Si parla tutto di quello che faremo, come se appunto in realtà i mesi che abbiamo trascorso non abbiano portato le decisioni che sono state anche con i ministri della polizia, che sono state anche difficili e controverse per la città. Nulla di tutto questo non si fa un bilancio, non c'è un bilancio all'interno di questo presunto, si dice quello che dovremmo fare. Poi se si scorre contenimento energetico, l'impegno di questo comune per il futuro, cimitere, gli obiettivi che realizzano il prossimo futuro e così via andando. Cioè noi scorriamo questo resoconto, è più che un resoconto, è un libro delle cose da fare. Ora io mi chiedo, siccome questa verifica dell'attuazione dei programmi è una verifica sostanzialmente di metà mandato, quindi di mezzo termine rispetto a quella che è il governo della legislazione, perché sono passati un po' più di un anno e mezzo dall'insediamento e rimane un po' più di un anno e mezzo rispetto alle prossime votazioni del 2014, è evidente, considerando anche la campagna elettorale, è evidente che questa è una verifica di metà mandato. Questa verifica di metà mandato non comprende nessun punto fermo rispetto alle cose fatte. Devo dare atto all'assessore Alcuni, che andava a Fezzino nel giorno intervento, anche dalla posizione centrodestra, qualcuno citava, è la parte della relazione più ampia e corposa, probabilmente perché è anche uno dei pochi settori in cui l'amministrazione rispetto al passato ha fatto qualcosa, si è mossa, si è distinta, ha provato le difficoltà che giustamente ci sono dal punto di vista di bilancio e anche non solo di bilancio. Questo lo fa l'amministrazione, probabilmente anche merito singolo dell'assessore Alcuni, perché se leggo quello che è il documento di approvazione ci sono 4-5 pagine che riguardano appunto il suo specifico assessorato. Poi si può il resto della relazione, che ripeto, è un periodare al futuro e un periodare al passato per noi, che sinceramente quello che ha fatto l'amministrazione, non solo e non tanto nell'ultimo anno, ma allarghiamolo anche a tutto il mandato, sinceramente ci trovo un po'. E allora io mi chiedo, siccome quando nella
passata consigliatura veniva fuori l'argomentazione che la giunta era immobile, la maggioranza era immobile, si dava la colpa alla parte, diciamo, di opposizione interna di fronte interna alla maggioranza rappresentata da quelli che erano i comunisti della sinistra comunitaria, però avevano il voto in consiglio per bloccare qualunque decisione del PD. Evidentemente non era proprio così, perché se poi si va a vedere, in realtà probabilmente il problema di questa città non è tanto opposto alle forze militari che ancora ci sono, appunto presidente del Consiglio Comunale all'interno della maggioranza, ma il problema forse è all'interno del PD stesso, perché oggi con una sostanziale maggioranza assoluta, sostanziale ovviamente la legge elettorale è questa, che consente di avere una maggioranza assoluta all'interno del Consiglio Comunale al gruppo del Partito Democratico, e con un sostanziale immobilismo della città. Immobilismo, ripeto, non è una votazione politica di questa parte politica, che evidentemente non può che esprimere tale giudizio, ma un immobilismo che qualunque persona che venga da Marte, scende oggi e legge questa relazione, evidentemente può da sé, come dire, comprovare, perché se uno legge cose fatte o 10 anni fa o da fare in futuro, quello che tutti gli anni si ripete, è evidente che comunque qualcosa non va. Ed è un qualcosa che non va, ripeto, probabilmente, non perché c'è una piccola minoranza esterna al PD che blocca la decisione all'interno del Consiglio Comunale, che non va accreditato e che non passa a consiglio a tutti. Questo è evidente, un bilancio che faccio. Ma c'è perché probabilmente, come abbiamo visto anche all'interno della votazione precedente, una parte del Partito Democratico evidentemente non è totalmente d'accordo con alcune decisioni che l'altra parte del Partito Democratico prende sul cuore della città, relegando questa città in una situazione sostanziale di crisi. Quindi io invito la maggioranza della giunta, soprattutto la parte della maggioranza assoluta di questa maggioranza, cioè il Partito Democratico, che prende su questo aspetto, evidentemente, probabilmente prima c'era la scusa e la colpa fosse di qualcun altro, oggi probabilmente la colpa di questi fallimenti sono a ricercare la propria. Vada parecchio
responsabilità e le responsabilità individuali, ma ad un paese che è quasi sull'orlo del fallimento. Se questa è la cornice, poi arrivo a casa mia, e quindi nel comune di Empoli, e giudico il lavoro che sta facendo la giunta del Vescovo. Non credo che si possa facciare di piangerie come un momento in cui, diciamo, ritengo di dover sollevare criticità più vecchie di quelle che ho detto. Però, su alcune cose che avete detto, mi tocca anche essere più realista per te. Perché in questi due anni noi obiettivamente non possiamo dire che quando poi sta all'opposizione non fa di mestiere, che su determinati argomenti i risultati non siano anche stati portati più avanti di quanto non potessimo immaginare due anni. Poi dice una cosa, grazie, e non finisco la frase, non è mai abbastanza, per nessuno e nemmeno per noi che si sta in maggioranza. Però io un minimo di onestà di conoscere che su determinati settori di intervento della nostra pubblica amministrazione non solo si fa, ma si fa anche con competenza, viene da dire, e riprendo una battuta che ho già fatta su Abbi Chiostro, perché qualcuno ha detto, forse Riccardo. Allora, una cosa che è stata in piedi per due mesi e mezzo, che io a questo cielo perché l'ho fatto vedere, l'ho visto, non me l'hanno raccontato, la gente c'è stata, e è costata meno di 10.000 euro. Questi sono salti mortali, questi sono salti mortali, per provare a fare una cosa che chiaramente non è la panacea di tutti i mali del centro storico, però ha un tratto che non è episodico, che non racconta il fatto che noi ci siamo messi una pezza sul problema e l'intronatura nuova e tutto si vedrà, che racconta il fatto che abbiamo in questa parte, anche grazie secondo me al lavoro fatto nella commissione, al contributo di tutti, si è intrapreso un percorso che ha una sua logicità, una sua linearità. Poi giustamente ci si incalza su quanto ci si mette e siamo noi primi a brillanza di quanto ci si mette, però continuare a dire che non c'è nessun progetto, che non c'è nessuna idea, io francamente lo devo buttare giù. Fatemi di ingeneroso, poi di più metteteci da soli. Quanto tempo per cui non si vede? Seconda riflessione. Rispondo a Pini, che ha fatto una parte del suo intervento tutta dedicata alle questioni di PD, per cui evidentemente sono più appassionato di quello di governo. Io penso che ciò che viene diciamo, definito come il mobilismo in varia maniera, ma questo è significato, in realtà sia la semplificazione, una lettura semplificata di tutto quello che ho detto. E quindi l'idea, peraltro fatta da gruppi che in maggioranza ci sono stati, e quindi la responsabilità del governo e anche la lentezza con cui si arriva a determinati processi, ma non la lentezza della decisione, la lentezza del procedimento, spesso l'abbiamo anche sperimentata direttamente nei 5 anni che stanno in spalle. Allora io non trovo, francamente, che le discussioni si sono fatte in questo consiglio, né delle delibere che sono arrivate da parte della giunta, momenti o elementi in cui le affermazioni che facevo di Gabriele possano una sostanza, ci possono in qualche maniera rappresentare. Questa è una percezione, è una lettura della politica. Io ti dico, e questa è la mia, che io penso che noi si sia in una stagione che è una stagione di nuova svolta, parliamo in questo modo degli enti locali. Abbiamo passato quella in cui l'elezione diretta dei sindaci apparentemente sembrava aver risolto il problema della rappresentanza e della vicinanza delle istituzioni ai cittadini, e quella decisione venne dopo una stagione difficile nel nostro paese, dove si diceva che attraverso quello strumento si poteva anche mettere più su,
poteva mettere un freno alle degenerazioni della fase precedente, io penso che oggi si sia a un esaurimento di quella nuova stagione. E lo dico davanti al primo cittadino, senza rivolgere al primo cittadino, perché penso sia una questione di sistema. Cioè, nel momento in cui gli enti locali sono l'anello debole di un paese che cerca di mettersi in piedi, forse l'accento dovremmo rimetterlo più che sulle potestà della parte esecutiva della nostra amministrazione, su ciò che assieme possiamo mettere di contributo in una discussione. È chiaro che poi nei momenti di svolta ci sono anche le percezioni di immobilismo da una parte o di inadeguatezza dall'altra, però io comincerei a riflettere sul fatto che con risorse scarse e la sensazione di tutto ciò che si muove attorno genericamente alla politica e quindi anche all'amministrazione locale non ha elementi di moralità e di vicinanza ai cittadini, ciò che noi ci perdiamo in tutto questo è esattamente il motivo per cui stiamo qui e siamo stati eletti consiglieri comunali, rappresentare la civica all'interno di questa le sue diversità politiche. Io mi sento di votare a favore di questa prima parte del mandato, consapevole che le cose fatte sono commisurate alle possibilità economiche e non solo alle possibilità economiche. Grazie, Maria.